Cari amici, bentornati ad un altro appuntamento. Siamo in compagnia dell'iPhone 6 Plus. Lo avevamo visto qualche giorno fa nel corso dell'unboxing. Ora siamo pronti per fare la recensione definitiva. Come vedete, il design di questo nuovo iPhone 6 Plus è caratterizzato da un profilo arrotondato che va ad unirsi perfettamente al vetro antigraffio anteriore. Vi parlo di dimensioni: 158,1 x 77,8 x 7,1 mm di spessore. Di 172 grammi non si fanno molto sentire in mano, tutta la scocca è realizzata in alluminio, davvero molto bella, molto elegante, come da tradizione Apple. Devo dire che il tasto di accensione, come vedete, è stato spostato sulla parte destra, quindi per essere meglio pigiato con il pollice. Abbiamo poi sempre sulla parte destra il cassettino per la SIM in formato nano. Sul lato inferiore abbiamo il microfono principale, il potente altoparlante di sistema, il connettore Lightning e il jack audio 3,5 mm. Il lato sinistro abbiamo i tasti per la regolazione del volume e il selettore per l'esclusione della suoneria. Sul retro, come vedete, leggermente sporgente, abbiamo la fotocamera principale con doppio flash True Tone e un secondo microfono. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, è protetto da un vetro antigraffio con trattamento oleofobico. Abbiamo anche il sensore di prossimità, sensore di luminosità e la fotocamera FaceTime. A far muovere questo device abbiamo il nuovo processore Apple A8 con architettura 64 bit, ed un processo costruttivo a 20 nanometri, che permette di ottenere una maggior efficienza e un minor consumo energetico. Più nello specifico vi dico che si tratta di un dual core da 1.4 GHz e abbiamo una GPU PowerWare e 1 GB di memoria RAM. Vi faccio vedere come la versione del software intanto sia l'ultima, la 8.0.2. I tagli di memoria sono da 16, 64 e 128. Vi parlo adesso del display davvero fantastico, è un'ottima unità da 5.5 pollici, 1920x1080 pixel con matrice sRGB, abbiamo 401 pixel per pollice. Intanto vi faccio vedere qualche immagine di test. Disabilito la rotazione automatica dello schermo. Andiamo a vedere le matite colorate. Come vedete, gli angoli di visione sono davvero molto molto buoni, quindi non abbiamo nessun tipo di problema, anche i colori sono molto fedeli alla realtà. Questo è il nero, palette colori, ripeto ancora, guardate gli angoli di visione e le classiche palle da biliardo. Volevo farvi vedere anche il bianco, eccolo qui, un ottimo bianco. Per quanto riguarda invece la fotocamera, è da 8 megapixel, quindi è stata migliorata da Apple, è stato introdotto anche lo stabilizzatore ottico. Proviamo a fare qualche foto, entriamo nell'interfaccia della fotocamera. Come vedete, un'interfaccia molto minimale, quindi uguale anche a quella dell'iPhone 6, iPhone 5S, abbiamo la possibilità di avere l'HDR automatico, abbiamo poi la possibilità di fare foto quadrate, panoramiche, di applicare dei simpatici effetti live alle foto. Proviamo il punto e scatta, come vedete la foto è davvero scattata davvero in maniera molto veloce. La messa a fuoco è molto molto rapida, mentre per quanto riguarda invece il player video, quindi usciamo dal reparto relativo alla fotocamera, devo dire che riproduce sotto senza nessun problema i video in MP4. Questo è un video scaricato da iTunes, acquistato da iTunes. Ovviamente vederlo su uno schermo da 5.5 pollici è davvero una bellissima esperienza. Come potete vedere, anche l'audio è molto molto forte. Però per visualizzare altri
tipi di formato video dobbiamo scaricare l'applicazione dall'Apple Store che si chiama VLC. Come vedete, doppio tap per far scendere le icone, quindi utilizzare tranquillamente il device con una sola mano, mentre se ripremo, appunto rifaccio il doppio tap, tutto ritorna come prima. Abbiamo anche la possibilità di ruotare lo schermo un po' come su iPad. Andiamo a vedere un po' la parte relativa alle email. Intanto vado all'interno delle impostazioni e riabilito la posta personale di Gmail. Ecco qui, riandiamo all'interno della casella di posta, così vi faccio vedere come sia davvero molto comodo leggere l'email anche girando il device in orizzontale. Come vedete, qui abbiamo tutte le email e qui ci appare ovviamente un anteprima. Abbiamo la possibilità di avere il pinch out totale delle email, quindi nessun tipo di problema. Per quanto riguarda invece adesso invece la parte telefonica, devo dire che non è presente la ricerca rapida in Rubrica tramite tasterino numerico, però è ottima la qualità percepita dai nostri interlocutori. Proviamo a fare una chiamata al 190. Ups, ritorno indietro. Mettiamo il via voce, aumentiamo al massimo il volume. Attendiamo qualche secondo, si dovrebbe avviare la chiamata. Eccola qui. Benvenuto in modo Home Relax. Qui potrai ricevere assistenza. Come vedete, l'audio è forte e chiaro, la ricezione sia wifi che della parte telefonica nella media. È stato rinnovato un po' anche iMessage, infatti diciamo è più vicino adesso a WhatsApp. Abbiamo la possibilità di inviare messaggi vocali, videoclip, condividere la posizione e creare anche gruppi. È cambiato anche con iOS 8 la possibilità di cambiare appunto le tastiere. Come vedete, è molto semplice cambiare una tastiera, basta andare sul simbolo, su questa icona, quindi tappare semplicemente e possiamo cambiare tastiera. Come vedete, io ho installato una tastiera, Swift Key, che esiste da tanto tempo per Android e va davvero bene, anche se devo dirvi che con la tastiera stock non avete nessun problema. Per quanto invece adesso riguarda la parte relativa al browser web, andiamo a vedere un po' come naviga sul web. Andiamo sul sito di Repubblica, siamo sotto copertura Wi-Fi. Andiamo ad aprire il sito in modalità desktop. Clicchiamo, piano, se no ci rimanda di nuovo alla parte superiore. Ecco qui, possibilità ovviamente di navigare in landscape. Ecco, massima fluidità, non abbiamo nessun tipo di problemi, il pinch in e il pinch out sono ok, anche muoversi all'interno della pagina, diciamo che non abbiamo proprio nessun tipo di problema. Proviamo a entrare all'interno di una notizia. Come vedete, è molto molto fluido lo scrolling della pagina, e poi ovviamente avendo un display da 5.5 pollici il tutto diventa, la lettura diventa sicuramente più semplice. Per quanto riguarda invece la batteria, da 2915 mAh riusciamo a coprire tranquillamente una giornata di utilizzo intenso, non abbiamo opzioni di risparmio energetico. Volevo farvi anche ascoltare la bontà dell'uscita dello speaker. Vi voglio fare ascoltare un brano MP3.
come dite, l'audio è forte e chiaro, e poi è indovinato ovviamente la parte dove inserire lo speaker, perché essendo inserita la parte inferiore però non sul retro, quando lo appoggiamo sulla superficie piana evitiamo diciamo la dispersione della corposità del suono. Per quanto poi riguarda invece la parte relativa al gaming, vi faccio vedere un gioco che è ottimizzato per iOS 8, che è Asphalt 8, vediamo se riusciamo a trovarlo velocemente, eccolo qui. Devo dire che gira davvero bene, non abbiamo nessun tipo di impuntamento, intanto aumento il volume, proviamo a fare una partita veloce. Ovviamente si vede a tutto schermo, ottimizzato proprio per l'iPhone 6 e 6 Plus. Come vedete la grafica diciamo è davvero molto molto bella, ma il gioco proprio gira in maniera fluida, quindi diciamo che per chi è amante del gaming, sicuramente con i tanti titoli presenti sullo store di Apple, si divertirà sicuramente. Usciamo in maniera brutale dalla partita, andiamo a dare delle conclusioni su questo iPhone 6 Plus che viene venduto a partire da 839 euro per la versione 16 giga, secondo me inutile, molto più equilibrata la versione 64 giga, cioè 949 euro per acquistarla, infine abbiamo quella da 128 giga a 1059 euro. Ovviamente sono prezzi importanti per un device importante, perché Apple ha realizzato nel corso di questi anni un ecosistema che funziona davvero molto bene, si sta allargando, si sta perfezionando, ha invogliato anche gli sviluppatori a creare delle ottime applicazioni, e devo dire che sicuramente è un ottimo prodotto questo iPhone 6 Plus, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria. Sicuramente è destinato agli utenti che mettono al primo posto la fruizione di contenuti multimediali, rinunciando un po' a una buona ergonomia. È tutto da Mario Discepolo per lupocchio.it. Ciao!